Benvenuti ad una nuova puntata di No Ferriera in compagnia di Maurizio Fugar del Circolo Miani. Iniziamo da subito con la prima domanda di quest'oggi. Senta, Fugar, negli ultimi 3 giorni che aria si respira, a Trieste? Ma un'aria pessima, io credo di aver scritto, anzi sono sicuro, ho scritto un pezzo 3 giorni fa dal titolo Impressionante, ho dovuto abbandonare velocemente la sede del Circolo Miani, nel quartiere di Valmaura. Per tutto il giorno l'aria Valmaura, Monte San Pantaleone e oltre era assolutamente irrespirabile nonostante gli infissi ermeticamente chiusi. Quello che usciva ed è uscito in questi giorni dall'impianto cosiddetto siderurgico, della Ferriera è stato veramente qualcosa che a memoria d'uomo faccio fatica, nonostante seguo il problema, a ricordare. Veramente una cosa così raramente si è vista in questi 18 anni. Quindi, secondo lei è un fatto non solo di diciamo, problema climatico. Ma il clima senz'altro Aiuta. accentua e aiuta, però voglio dire, uno col clima deve farci i conti, non è che vive in una campana di vetro, ma il problema non è clima favorevole o clima sfavorevole, piove, governo ladro, il problema è che gli impianti o funzionano e rispettano o vanno chiusi, punto, non c'è altra alternativa. Senta, Fogar, di fatto molti politici continuano ad imbandire tavoli su tavoli, task force e conferenze varie sul tema ferriera. Ma di concreto, secondo lei, cosa è cambiato? Assolutamente nulla. Vede, io posso capire che magari i nostri telespettatori si domandino, perbacco, però parlate sempre di ferriera, che è uno dei problemi delle città, ce ne sono anche altri. E certamente che ce ne sono altri e di molto gravi. Però la ferriera è il problema, non un problema. È il problema principale che blocca da un lato lo sviluppo, il futuro, l'occupazione, nuovi posti di lavoro di Trieste. Dall'altra che colpisce in maniera devastante la qualità della vita e quello che è peggio la salute, non di Servola, che peraltro sono 7, 8, 9 mila abitanti, e scusateci se sono pochi, ma di una parte vastissima della nostra provincia fino ad arrivare al comune di Capodistria. Non si può accettare dopo 18 anni di andare avanti in queste condizioni. E i politici, come sempre, di tutti gli schieramenti, vede, quando io assisto al nuovo che avanza, i 5 Stelle, che presentano l'ennesima interrogazione al sindaco per l'ennesima ordinanza restrittiva della produzione. A che serve se poi tra l'altro nessuno fa i controlli? Qui non è di andare avanti con ordinanze che non valgono la carta su cui sono scritte, qui semplicemente è da chiudere, da prendere atto di fare una cosa che andava fatta 15 anni fa. E se noi contiamo e mettiamo in fila le persone ammalate, le persone decedute, e soprattutto la devastazione della qualità della vita, che è un diritto di tutti i cittadini, guardi, il conto è spaventoso. Senta, la pagina Facebook di No Ferriera di nuovo ha parlato dell'AIA. Ecco, secondo lei perché l'AIA va tolta? Ma l'AIA va tolta perché non ci sono le condizioni che la legge per il rilascio dell'AIA prescrive, punto. L'AIA è una fotografia dell'esistente. Cioè, se lei va a fare una visita medica e fa una lastra, una radiografia ai polmoni, le fotografa la condizione in cui quei polmoni sono in quel momento. Non troverà mai un medico che le dirà: sì, però fra 6 mesi, se fa questa terapia, le lastre saranno in questa maniera o in quell'altra. L'AIA è una fotografia dell'esistente, così scrive la legge. Non esiste che uno può dare prescrizioni a memoria futura a babbo morto e poi verificare dopo 30 mesi, dopo 5 anni, se queste prescrizioni hanno portato a un risultato. Non si fanno esperimenti sulla salute della gente,
dei lavoratori e soprattutto dei cittadini. Per cui l'AIA non andava a termini di legge, badate bene, non perché ve lo dice Maurizio Foga, non andava semplicemente rilasciata, punto. Senta Foga, cambiamo argomento e parliamo delle prossime elezioni amministrative. Voi vi presentate sia nel comune di Trieste che in quello di Muggia. Parliamo subito di quello di Trieste. E come sta procedendo l'attività della lista civica? Ma guardi, oggi sabato saremo come solito al terzo punto d'incontro, no? Che ci accompagnerà fino al sabato 30 maggio in via delle Torri, lato piazza San Giovanni, tutto il pomeriggio. Ma soprattutto vede la reazione spontanea dei candidati e dei volontari. Dopo queste giornate infernali è stato che in un blitz, perché veramente abbiamo tanta gente generosa e dignitosa che si impegna per sé e per gli altri a tutela della salute e della qualità della vita, che sono corsi a mettere in migliaia di cassette delle lettere a Monte San Pantalone, a Valmaura, a Chiarbola, i volantini di No Ferriera Sì Trieste e il programma allegato. La reazione, la vivacità è questo, lasciamo gli altri discutere, polemizzare, le liti fra comari non ci interessano, non siamo nati per questo, siamo nati per difendere la nostra vita e il nostro futuro. Ecco, torniamo a questi punti d'incontro che tanto successo stanno avendo. Ma sì, perché guardi, a ogni punto d'incontro noi diamo via qualcosa che si avvicina ai 5.000 volantini distribuiti in 3 ore, ma poi la mostra fotografica, le gigantografie impressionano moltissimo i cittadini e li posso capire, no? Perché magari la gente ha sotto gli occhi una vicenda ma non la nota finché non la vede scritta sul giornale o sulla televisione. Quello che è scandaloso e come alcuni organi di informazione, mi riferisco al Piccolo Giornale e a Tele, l'emittente privata, non le dico neanche il nome, no, ma lo faccio con le dita, no, che hanno assolutamente oscurato la lista civica No Ferriera, addirittura non hanno mai reso noto il logo, il simbolo, pur essendo una nuova lista, e soprattutto mai parlato dei candidati, mai parlato delle iniziative. Ecco, vedete, io oggi manderò una lettera a tutte le forze politiche in cui dirò: cari signori, queste sono elezioni truffa o è una campagna dove si cerca di rispettare il minimo delle regole del confronto elettorale? Siamo in una democrazia o siamo in un'informazione da regime gulag del compagno Popov in Bulgaria o di Pinochet in Cile? Perché non è possibile che le elezioni siano falsate in questa maniera, negando ai cittadini quelle informazioni basilari che gli permettono poi di decidere. Ecco, in questa lettera io dirò a tutti: o vi pronunciate pubblicamente ora, o ricordatevi che qualora, qualunque sarà il risultato che No Ferriera Sì Trieste otterrà il primo turno, non sognatevi nemmeno di venire a cercarci per qualunque confronto, perché sui principi della democrazia, di un minimo di informazione e soprattutto della salvaguardia della vita e delle regole fondamentali di una nostra, della nostra comunità, non ci può essere confronto. Ecco, c'è un ultimo aspetto, guardate bene che questi giornali che fanno macelleria, questa televisione che fa macelleria dell'informazione, pigliano direttamente o indirettamente sontuosi contributi pubblici, cioè denaro di noi cittadini. Ebbene, così ci ripagano. Io credo che una rimeditazione su come si utilizzano i fondi pubblici per poi finire a gestire un'informazione che apparentemente è privata, ma in realtà senza questi chiuderebbe domani, e forse sarebbe il caso che ce la poniamo tutti. Al comitato 5 dicembre Cosolini di fatto ha chiesto ancora un
mese di tempo per avere tutti i dati, dimenticandosi che siamo già quasi arrivati al limite di sforamenti consentiti nell'arco di un anno. Quella delle promesse di Cosolini al comitato 5 dicembre sono le classiche promesse da clanfaro? Ma guardi, io non mi occupo di clanfe né di alto, né mi occupo della credulità o meno dei giovani che rappresentano o meno giovani questo comitato. Certamente se devono fare la campagna elettorale al sindaco uscente, e mi auguro non rientrante, beh, insomma, forse non era per questo che migliaia di persone sono scese in piazza il 31 gennaio. Qualche giorno fa è stato firmato un protocollo tra Regione, aziende sanitarie e altri, in teoria a tutela dei lavoratori. Che idea si è fatto in merito? Ma niente di nuovo sotto il sole, è l'ennesimo gruppo di lavoro, l'ennesimo tavolo, io parto dai 21 tavoli di Dressi Tondo, si figuri quanto dobbiamo andare indietro, no? Negli anni, no? A tutela della salute dei lavoratori e dei residenti. Ma se c'è tutto questo bisogno di tutelare la salute di chi lavora, tutelare la salute dei residenti, allora forse è ovvio che c'è un problema e questo problema non si può risolvere, no? Con terapie chemioterapiche, no? o con interventi chirurgici. È più semplice e meno costoso risolverlo chiudendo qual è la fonte del problema. Non occorre fare tavoli per capire questo. Bisogna forse avere il cervello a disposizione degli interessi dei cittadini e non magari di interessi di pochi privati. Bene, siamo giunti alla conclusione di questa puntata di No Ferriera. Ringraziamo Maurizio Fuga del Circolo Miani e noi come sempre diamo appuntamento la settimana prossima.